e io non riesco a spremere la creatività così a comando. L'unica alternativa è lasciar perdere YouTube. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente vi ho confidato la difficoltà di portare avanti questo canale YouTube. Oggi affronto il grande bivio tra continuare a fatica a fare video e abbandonare tutto. Ciao amici, stiamo per lasciare Rogoznica, dove siamo stati per un po' di giorni, e siamo diretti verso una nuova baia in mezzo alla natura. Ma prima ci fermeremo a fare rifornimento di un po' di carburante, solo a rabboccare il serbatoio, e soprattutto rifornimento di acqua, perché abbiamo scoperto che al distributore del carburante qui permettono anche di fare acqua, pagando un piccolo supplemento. Non ditelo in giro perché non sono sicura che siano davvero autorizzati a farlo. Poi navigheremo verso nord lungo la costa croata fino alla cittadina di Capocesto, in croato Primošten, ma non ci fermeremo lì, passeremo soltanto a guardarla perché dicono che sia graziosa e poi continueremo verso una rada immersa nella natura, come piace a noi. Vi ho parlato delle mie difficoltà nell'ultimo periodo con YouTube e sento che è giunto il momento di prendere una decisione. Mi trovo ad un bivio: stringere i denti e continuare a produrre video oppure abbandonare tutto. La decisione è difficile perché io ho un limite. Io ho sempre avuto problemi ad accettare i compromessi. Quando si tratta di svolgere un'attività, io sono sempre stata il tipo di persona che o fa tutto nel modo migliore possibile o si tira indietro. E questo è un grosso limite nella vita. In questo caso, quello che vorrei fare è pubblicare un bel video a settimana su YouTube senza mai fare pause, proprio come vorrebbe l'algoritmo. Ma siccome non ho materialmente il tempo di farlo né l'energia creativa, per una persona limitata come me, l'unica alternativa è lasciar perdere YouTube. Questi pensieri mi hanno accompagnata durante la navigazione, fino a quando abbiamo raggiunto la nostra destinazione, una baia selvaggia sull'isola di Slarino. Ieri abbiamo navigato per 2 o 3 ore, siamo passati vicino a Primošten e abbiamo raggiunto questa nuova isola. Ci stiamo muovendo verso nord e questa piccola baia è rivolta verso est, è per questo che c'è questo sole del mattino. Siamo da soli in questa baia, è veramente molto bella, c'è spazio solo per un paio di barche e adesso siamo soli. Ieri non ho poi più filmato niente di questo posto perché ho deciso di godermi il momento, di essere presente con me stessa e con ciò che mi circondava. Ho continuato a prestare attenzione a come mi sentivo riguardo alle attività creative. Spesso quando si ha una scadenza di lavoro, un lavoro non creativo diciamo, semplicemente ci si mette a lavorare e si fa cosa si deve fare, meno è così per me. Quando si tratta di attività creative, soprattutto attività che svolgo per piacere come hobby, a volte, come vi dicevo, è difficile, perché quando l'hobby diventa una cosa che si fa con una certa frequenza, a volte diventa quasi un obbligo e io non riesco a spremere la creatività così a comando, devo aspettare che esca da sola. E quindi questo è un po' quello che ho imparato in questi giorni. Ieri sera mi sono messa a scrivere, che è una delle mie attività preferite, forse la mia preferita dal punto di vista creativo, ed è per questo che scrivo anche così tanto nei video e poi condivido con voi quello che scrivo. Comunque ieri sera mi sono messa a scrivere e anche lì ho sentito una sorta di blocco, le parole non uscivano, erano imprigionate nella mia mente, nella mia penna, e mi sono resa conto di dover togliere un po' di pressione da me stessa.
stessa per quanto riguarda la creatività e quindi ho deciso di non impormi più nulla, essere spontanea nei miei atti creativi. L'obiettivo per la giornata di oggi era quello di fare quello che mi sentivo di fare, cioè al di là del lavoro poi fare quello che mi andava di fare senza programmare di filmare oppure di scrivere, di fare chissà cosa. E guarda un po', stamattina mi sono svegliata prima delle 6 senza questa pressione e mi è subito venuta voglia di fare video, di condividere questa baia, di parlare con voi. Quindi la creatività è così, quando si cerca di spremerla non esce, poi quando si toglie la pressione inizia proprio a sgorgare da una fonte inesauribile. Quindi vediamo come andrà questa giornata, però mi sento meglio. Ho dedicato la maggior parte del mio tempo libero al progetto di scrittura, che piano piano sto portando avanti e che spero davvero di poter condividere con voi un giorno. Poi ho fatto un giro con il kayak ed esplorato la baia. Quando sono tornata in barca, mi è venuta voglia di fare alcune riprese e così, in tutta spontaneità, ho registrato i video che vedete ora. Prendermi un momento di pausa ed allentare la pressione mi ha sicuramente aiutata a rigenerare la mia creatività. Ma ora si tratta di capire come andare avanti per non perderla di nuovo. Siamo partiti dalla baia che mi ha tanto ispirata in questi giorni, adesso stiamo costeggiando, l'isola è così bella, selvaggia, mi fa venire voglia di vivere ancora più avventura nella natura. Però la prossima tappa verso la quale ci stiamo dirigendo adesso sarà una città, è una cittadina lungo la costa, dista solo 7 miglia dall'ancoraggio dove abbiamo passato questi ultimi giorni, e devo dire questa volta non sono troppo triste di andare in città. Ci andiamo perché abbiamo bisogno di un riparo dal vento che sta arrivando e lì c'è una buona rada, poi dobbiamo fare un po' di approvvigionamento di cibo, diamo ancora abbastanza acqua, ma la frutta e la verdura inizia a scarseggiare. Vediamo come mi sentirò in questi giorni, se riuscirò ad adattarmi alla vita di città oppure no. La cittadina dove siamo approdati è quella di Vodizze. Abbiamo dato ancora nella grande baia protetta dal vento previsto e siamo subito scesi a terra, prima a fare la spesa e poi a mangiare una pizza ed esplorare la città. Vodizze è stata per secoli sotto il dominio della Repubblica di Venezia, per la quale la città era molto importante nelle operazioni di respingimento dei turchi. Noi siamo venuti in Croazia principalmente per vivere in mezzo alla natura, ma ogni tanto dobbiamo fermarci in città per ripararci dal maltempo e fare rifornimento. A pensarci bene, per noi la sosta in città è un compromesso. Questa realizzazione mi ha permesso di guardare il mio dilemma di YouTube da una prospettiva diversa. Un compromesso non è solo una limitazione, ma anche un'opportunità. Quello che io ho davanti a me in relazione a YouTube potrebbe non essere un bivio in cui o faccio tutto o non faccio niente. Potrebbe esserci una terza via, la via del compromesso.
Anche se ho sempre faticato ad accettare i compromessi, mi sono resa conto che per me è giunto il momento di crescere e superare questo limite. Mentre navigo, desidero prima di tutto vivere a pieno il momento presente e poi catturare le mie impressioni sul mio diario e le immagini più suggestive attraverso la lente della mia macchina fotografica. E solo in un momento successivo, quando avrò di nuovo tempo ed energia creativa a disposizione, mi metterò a montare i video, che è la parte più lunga. In questo modo potrò continuare a mettere tutta la mia creatività anche nel montaggio dei video e gioire di più del processo. Perché per me il piacere e la gioia di montare un video stanno proprio nel riflettere a distanza su eventi che ho vissuto tempo prima. Questo significa che non posso più permettere un video a settimana. Uno ogni 2 settimane forse sarà più fattibile, ma dipenderà dal periodo. Ad esempio, non ci riuscirò sotto Natale. E questo significa anche che passerà del tempo tra il momento in cui il video viene registrato e quello in cui voi lo vedrete sullo schermo, è inevitabile. Ma, e questa secondo me è la cosa bella, noi continueremo a navigare insieme. Tutti noi formiamo un equipaggio di persone che rifiutano la superficialità e danno valore ad un modo di vivere più vero. E un modo di vivere più vero, secondo me, non è quello di viaggiare ai 2000 all'ora per inseguire un algoritmo o per paura di perdere visualizzazioni. A me, più che le visualizzazioni, interessano le persone che stanno dietro le visualizzazioni. Mi interessate voi. E ciò che desidero è continuare questo lungo viaggio insieme a voi. Cosa offro quindi a voi che salite a bordo? Una navigazione lenta, durante la quale sarà il vento dello spirito creativo a decidere a quanti nodi viaggeremo. Non accenderemo mai il motore se il vento sarà contrario o se calerà del tutto. Perché anche il silenzio ha i suoi doni da offrire. Ma avremo sempre fede nel fatto che il nostro vento riprenderà a soffiare e gonfierà le nostre vele verso una nuova avventura. Godetevi il resto di dicembre e le feste, amici. Io le passerò con la mia famiglia. Ci rivediamo ad inizio gennaio con un nuovo episodio in cui saremo noi a fare i pirati alle isole incoronate.